Mister sta meglio, ci siamo sentiti regolarmente, gli faccio anche l'in bocca al lupo, anche se non ce ne sarebbe bisogno perché ci sentiamo veramente regolarmente, però sta molto meglio. La settimana è stata una settimana di lavoro intenso dove i ragazzi si sono messi subito a disposizione, hanno lavorato con molta applicazione, molta voglia di ripartire col piede giusto e niente, in panchina andrà Andrea Rossi che è il preparatore dei portieri e con una deroga e niente, vabbè, la settimana l'ho preparata io sentendomi comunque con il mister senza nessun problema, insomma, è da tanto che lavoriamo insieme, le idee di calcio sono quelle, quindi non c'erano grossi problemi sotto questo punto di vista. Poi, ripeto, i ragazzi sono messi a disposizione e quindi non c'è stato nessun intoppo. Di sicuro quando perdi un derby c'è arrabbiatura, incazzatura da parte di tutti, dispiacere, rammarico. Quindi è logico che che dopo una sconfitta ci sia questo. Abbiamo riguardato le cose importanti della partita, le cose fatte bene, quelle fatte meno bene, i gol subiti, l'atteggiamento, quindi abbiamo rivisto un po' tutto. Io ho detto che bisogna ripartire e trasformare questa incavolatura che comunque ci deve essere dopo una sconfitta, dopo un 3-0, un derby, rimettere in campo di sicuro più la parte caratteriale, bisogna ritrovarla perché probabilmente in alcune situazioni con il Carpi c'è mancata. Io credo e vedendo come si sono allenati che la squadra lo abbia percepito perché rivedendo poi le immagini si notano alcune cose. E onestamente questa settimana hanno lavorato molto bene, anche sull'aspetto proprio della determinazione, della grinta, della cattiveria agonistica che deve essere sempre alta, perché se ci manca questo, poi è facile incappare in partite fatte meno bene, ma questa deve essere la base, credo, di ogni squadra, perché se a una grande squadra, e grande squadra io intendo squadre di Serie A di alto livello, gli togli questo, anche loro vanno in difficoltà, perché i campioni in giro ce n'è sempre meno e si vede bene se anche Cristiano Ronaldo non è in giornata, si fa fatica. Quindi noi che non siamo una grande squadra dobbiamo alla base mettere cattiveria agonistica, determinazione, cercare di vincere più duelli personali, però i ragazzi hanno lavorato bene, questo è quello che ci interessa, quindi bene. Monachello e Rabiot sono sempre a parte, Pierini ha iniziato a lavorare con noi, onestamente ha lavorato poco, vedremo se portarlo oppure no. Scapini ha battuto un rigore, i rigori purtroppo al giorno d'oggi si battono anche con gli scavini, è una cosa che ha provato anche in allenamento, probabilmente non era il momento giusto per farlo, era parato, però non è che possiamo dare responsabilità a Scapini della sconfitta, perché comunque eravamo al 90esimo, quindi è stato detto che probabilmente era meglio batterlo in maniera diversa, e anche lui c'è, insomma, la settimana è ripartita, quindi ha metabolizzato di sicuro anche la sua situazione.